domenica 22 settembre 2013, ore 10:50, si vede il vulcanello, dall'altra parte sta scendendo, non è la prima volta che esce là, c'è una bella vista. Adesso accadono questi fenomeni, sono abbastanza frequenti, li abbiamo tutti i giorni, da più parti poi. Che sia la protezione civile che fa esercitazioni antincendio, non lo so, la forestale che incendia e poi va a smorzare per esercitazioni in posti non pericolosi. Io devo per forza dire che sono eruzioni vulcaniche. Poi gli altri facciano come vogliono. Anche perché se andiamo ben vedere, ad esaminare il posto dell'eruzione di questa mattina, si potrà notare che quella collinetta dove sta avvenendo si pone di traverso nel corso della valle. E c'è da ritenere che sia stata un'eruzione vulcanica più che una frana, sia stata un'eruzione a creare quel promontorio. Adesso io mi sbaglierò, ma per me quel promontorio che si pone di traverso lungo il corso della valle è frutto di un'eruzione, come altri posti, quali con le mare, sono di più difficile interpretazione, che possono rientrare nell'ordine dei fenomeni degli sprofondamenti. È come quando uno calpesta il fango, da una parte si affonda e da un'altra risale ai bordi, e così può succedere anche per vaste estensioni di terreno con i fenomeni naturali. Interessante sarebbe esaminare un sasso che si trova, un enorme sasso, in località Marco, in quanto non credo possa essere disceso dalla collina di rimpetto, bensì anche quel luogo lì potrebbe rappresentare sede di eruzioni successive a quelle che portarono alla formazione degli Appennini. Secondo me devono essere montagne più alte di quello che sono le Alpi.